Sì, è fondamentale, tra l'altro è un bellissimo progetto che può essere esteso anche agli altri parchi. Già ieri quando ho incontrato tutti i parchi, tutti i presidenti, i direttori, l'ho già anticipato. È un'iniziativa lodevole, tra l'altro legare i prodotti locali al territorio è la via di fuga che abbiamo per valorizzare sempre di più sia i nostri prodotti che il nostro territorio, per farlo anche conoscere, perché in queste occasioni si parla di territori rurali, remoti, dove magari si fa anche difficoltà ad accedere, però che hanno grande capacità, grandi emergenze storico-culturali, naturalistiche, ma soprattutto una ricchezza di prodotti tipici locali, come la tradizione vuole, seguendo ancora insomma quei valori che ci hanno tramandato i nostri nonni. E quindi credo che questo progetto qua avrà un ottimo successo, ma io stimolerò gli altri parchi a prendere esempio da questo. La valorizzazione dei prodotti tipici è un elemento fondamentale di valorizzazione del territorio nel suo complesso e quindi anche di promozione turistica. Coniugare il turismo esperienziale con l'agri-food, con le tematiche dell'enogastronomia di qualità, di cui il nostro territorio è ricchissimo, è una frontiera su cui stiamo investendo moltissimo, con nuovi importanti progetti in cui questa esperienza del Parco del Begua si inserisce in maniera assolutamente positiva.